Ciao ragazzi, benvenuti nel nostro spazio pillole di moda della Fashion Concept. Allora, oggi come vedete e intuite, dietro di me ci sono dei bellissimi abiti da sposa, quindi faremo una lezione proprio su questo, sia con le ragazze e sia con le ragazze e i ragazzi, quindi proprio la coppia, come è un'uscita, diciamo come si richiede su una passerella di abiti da sposa. Vedremo sempre i piccoli errori, cose da fare e da non fare. E poi continueremo invece con la passerella uomo e quindi avremo due ragazzi, due modelli che sfileranno per noi e poi continueremo ancora con i nostri finali, quindi il finale di backstage, il finale di sfilata, vedremo tre diverse occasioni come farli e come di solito richiedono in passerella. Quindi seguiteci, oggi avremo tante cose carine da farvi vedere. A dopo. Ok. Allora, oggi abbiamo detto vedremo una passerella di abiti da sposa, vedremo adesso la modella Sole che esce e vedremo le piccole cose che si devono o non si devono fare. Ovviamente abbiamo dei vestiti molto importanti, quindi la prima cosa faremo un'uscita dal backstage dove Sole uscirà e terrà la coda. Metterà la sua coda molto abbondante del suo vestito da una parte. Sembra una cosa abbastanza banale, invece diciamo che è la cosa fondamentale da fare per poi sfilare bene in passerella, avere l'abito completamente libero e soffice anche nella coda. Vediamo Sole. Lei esce, fa dei piccoli movimenti eleganti e si posiziona al centro della passerella. Vedete che ha una coda già importante, si vede, si posiziona e fa uno stop. A questo punto la cosa importante è, abbiamo dei tacchi sotto l'abito, quindi fare un giro molto veloce e in maniera azzardata potrebbe darci dei problemi. In questo caso lei gira e con la mano si sistemerà anche la sua coda e si mette di tre quarti, in modo tale che qualsiasi diciamo piccolo incidente, magari ecco la coda si è un po' diciamo rigirata dietro, però verrà vista da chi sta davanti alla passerella in maniera corretta, quindi abbiamo un'immagine comunque abbastanza esteticamente bella. Adesso lei può rientrare, la coda in automatico vedete che poi si risistema anche camminando e piano piano ritorna nella sua posizione e da lì lei la può tirare automaticamente perché sta ovviamente dietro al backstage. Quindi questa è una prima passerella con l'abito da sposa e con le cose, piccole cose da fare e non fare. Allora, adesso vedremo un'altra piccola tecnica, diciamo così, come fare il nostro, per esempio, il nostro stop e il nostro giro se abbiamo in qualche modo un vestito sempre, diciamo, ingombrante, tra virgolette, perché è un bellissimo vestito, ha una coda, in questo caso il vestito di Serena della seconda modella non è così lungo, però è un vestito fasciato, quindi potrebbe essere un vestito anche molto stretto. E molte volte, come succede nei vestiti, per esempio a Sirena, si arriva in fondo, si fa uno stop, ma se noi giriamo con la tecnica come abbiamo già visto nelle altre puntate, girando su noi stesse e tornando indietro, rischiamo a volte di avvitarci nel vestito. Allora, qual è la tecnica? Innanzitutto, con molta eleganza, cercare di alzare un po' il vestito dai lati e quindi camminare anche in maniera più fluida, ma soprattutto una volta arrivati alla fine della nostra passerella o dove dobbiamo fare il nostro stop, invece di ruotare in questo modo faremo un piccolo perimetro che non si vedrà perché è sotto l'abito, quindi proprio gireremo e poi riprenderemo il centro della nostra passerella in modo tale che qui possiamo fare anche, ci possiamo fermare di tre quarti e ritornare dentro il nostro backstage. Vediamolo adesso con Serena, la nostra modella. Vedete l'abito bellissimo e fasciato, lei inizia a camminare, un pochino si tira il vestito su con la mano in maniera elegante, gira in maniera come se fosse un piccolo perimetro, riprende il centro
e si rimette di tre quarti in modo tale da non riavvitarsi e in modo tale anche che la sua coda abbia comunque una fluidità e riesce e arriva via dal backstage. In questo modo avremo anche del tempo ovviamente per sistemare la nostra coda, ovviamente senza guardarla, senza alzarla troppo, però in maniera elegante possiamo girare e girare la coda e portarcela dietro. Questa è, diciamo, è un'altra piccola pillola di moda per capire come uscire con l'abito da sposa. Allora, adesso vediamo proprio i nostri modelli sfilare, vediamo sia Ariel che Serena. Loro escono dal nostro backstage, si posizionano un po' di tre quarti perché ovviamente magari non c'è tanto spazio, si danno la mano, si guardano, vanno un pochino avanti, Ariel si ferma, lascia Serena che fa la sua passerella in modo tale da dare più spazio all'abito da sposa, le riprende la mano e ritornano davanti al nostro banner che è il nostro backstage e poi rientrano. Diciamo, questa è un po' la prima coreografia che si può fare con un abito da sposa, dando un po' più di importanza ovviamente all'abito della ragazza. Allora, adesso vediamo un'altra, diciamo, occasione in passerella con gli abiti da sposa. Vediamo i nostri modelli, cioè Fabio e Sole, che faranno un'altra piccola coreografia. In questo caso Sole ha un vestito molto ampio, quindi diciamo che da gestire in passerella ovviamente è un pochino più problematico. Allora loro faranno un'uscita e usciranno insieme, si daranno la mano appunto come abbiamo visto anche prima, che è una cosa molto carina da fare per un primo approccio per la passerella, poi arriveranno in fondo alla passerella e gireranno tutte e due internamente in modo tale che per esempio Sole, la sua coda, adesso vi faccio un esempio, ha questa coda molto grande, Sole, la coda di Sole verrà praticamente qui e poi torneranno insieme. Questo perché? Perché se io per esempio arrivassi a fondo passerella con un vestito ampio come quello di Sole e girassi da quest'altra parte, darei tutta la coda, diciamo in questo caso, se non fosse distribuita bene, addosso a Fabio e Fabio avrebbe dei problemi poi per girare e per continuare la passerella. Quindi non girerò così, ma gireranno tutte e due in maniera interna e torneranno insieme e poi si allargheranno di tre quarti e faranno il loro, diciamo, quadro finale. Vediamo adesso che cosa succede in passerella. Allora, ecco Fabio e Sole, si guardano, sorridono, arrivano a fine passerella, si lasciano con la mano, Sole gira internamente anche Fabio, vedete che la coda di Sole riprende forma in maniera quasi automatica perché appunto non si è avvitata su se stessa e in questo caso faranno questo quadro finale. Allora, anche per oggi abbiamo terminato le nostre pillole di moda. Spero che i miei suggerimenti vi siano piaciuti e soprattutto che ci possiate seguire di nuovo sul nostro canale, sul Fashion Concept Channel. Quindi vi aspetto per le prossime puntate delle nostre pillole di moda. A presto!